servizio, ma soprattutto con una vicinanza umana che rappresenta il valore aggiunto della vita amministrativa. Bisogna voltare pagina. Quello che corre è l'amore verso qualcuno e verso qualcosa di nuovo e di buono. Non per solo e sempre per se stessi, ma per gli altri, per chi ha bisogno, per chi aspetta da tempo un'inversione di tendenza. Bisogna cambiare rotta. Quello che occorre è l'amore verso gli altri, verso qualcosa di nuovo, di buono e di giusto. È giunto il momento di pensare a ciò che siamo e ciò che vogliamo. E noi vogliamo che finalmente inizi una fase nuova e feconda per portare il Diacurso al centro del dibattito politico calabrese. E questa serata ne è la testimonianza. Siamo una squadra di persone per bene, semplici, innamorati del proprio territorio, che intendono discutere con tutti coloro che hanno a cuore il nostro piccolo paese, posto al centro della Calabria, per tentare di risolvere con l'apporto di tutti i problemi che affliggono e possono portare alla distruzione di questa comunità. Noi e voi amiamo Iacurso, viviamo ogni giorno Iacurso, non vogliamo che Iacurso sparisca, noi e voi desideriamo che i nostri figli continuino a vivere queste terre, eredità dei nostri padri. Questo paese un futuro può averlo, ha della sua molte cose belle che possono essere messe in campo per creare una buona qualità della vita e di un'economia fiorente. In primo luogo, esso gode di una posizione geografica estremamente positiva. Infatti guarda dall'alto la piana di Lamezia e del mare, gode di un contesto boschivo ancora naturale e ricco di vegetazione, ha un clima soprattutto d'estate invidiabile e poi in grado, grazie all'agricoltura, ai percorsi naturalistici e al nostro gelato artigianale, punta di diamante dell'economia locale, di favorire un indotto importante, un punto di riferimento per il turismo senza tralasciare l'agricoltura biologica. Temi che in termini di appetibilità di mercato, grazie al web e alle sue potenzialità, possono essere propagandate e sviluppate senza costi eccessivi e senza grosse difficoltà. Nuove forme di sviluppo dove i giovani sono chiamati a dire la loro e remare verso la stessa rotta. Questi devono essere temi che ci devono unire, senza barriere alcune, altrimenti il mondo globalizzato di oggi ci emarginerà. Usiamola a nostro profitto questa globalizzazione, veicoliamo i nostri prodotti, le nostre bellezze naturali, la nostra capacità di accoglienza. Coinvolgiamo come ambasciatori i tanti compaesani sparsi per il mondo, lanciamo lo stesso appello ai paesi vicini, mi riferisco in primo luogo ai comuni facenti parte dell'Unione Monte Contessa, affinché questo pezzo di Calabria possa far sentire la propria voce e costituire un modello di sviluppo, di civismo e di solidarietà. Sicuramente l'assessore regionale al lavoro presente questa sera ci dirà quali percorsi virtuosi intraprendere con le risorse messe in campo dall'azione di governo regionale e come dare risposte soprattutto ai tanti giovani senza lavoro. Sono altrettanto potrà avvenire a condizione che sulla scena politica emergeranno uomini nuovi, ai quali stanno a cuore le sorti del Paese, uomini di provata trasparenza morale. È quello che farò con impegno e determinazione assieme alla squadra che mi affiancherà, ma anche con l'aiuto e i suggerimenti di tutti, in quanto ritengo che un programma amministrativo si debba scrivere giorno dopo giorno. Un sindaco non può trascurare di rincorrere la cultura della legalità, che non può passare come uno slogan di circostanza, ma da affermare ed applicare senza esitazione alcuna, dove il rigore etico, l'onestà e la trasparenza devono rappresentare il baluardo di vita della squadra di governo. Questi principi si possono affermare solo attraverso la cultura, che va considerato un investimento e non un costo, perché serve ad accrescere la visibilità del comune, a favorire la socializzazione e ad aiutare le menti a disfarsi di quei valori negativi che frenano la crescita di una collettività. Sono le idee a distinguere l'uomo dalle altre specie, la fabbrica più potente del mondo è la cultura.
È da lì che parte l'aggregazione collettiva. Ecco l'errore, a mio avviso, che può commettere un amministratore. L'abuso rischia di morire perché si è privilegiata la politica clientelare. La politica clientelare del piccolo favore, che quasi sempre è un diritto, mentre non si fa politica. Ma se non si fa politica, la colpa non è del cittadino, ma è del politico che impone la linea secondo la quale nessuno, dico nessuno, deve alzare la testa e fare appello alla propria dignità. Politica significa essere a fianco dei bisognosi, di chi vive la solitudine, di chi è ammalato, di chi soffre e fa soffrire i propri congiunti. Oggi il paese ha bisogno, come l'aria che respiriamo, di gente nuova, di giovani pieni di entusiasmo per portare avanti idee innovative necessarie per far compiere un salto di qualità al nostro paese stanco e che arranca. I giovani sono l'unica speranza che abbiamo. Da parte mia posso dire ad un giovane, uomo, donna, pratica il dubbio ogni volta che l'agire collettivo e il sentimento di appartenenza contrastano con il tuo sforzo di essere libero. Abbiamo globalizzato tutto tranne la coscienza. La coscienza globalizzata potrà liberarci, ridando agli esseri umani il rapporto concreto con il mondo reale, dove tutti gli esistenti sono uniti da relazioni non divisi come pretende la coscienza separata. Mi sono esposto, cari amiche e cari amici, per dare voce alle persone per bene, indifese e fragili, che non hanno ceduto al rituale cattatorio del voto. Accendere i riflettori in questa serata sul tema della legalità non ci può allontanare dal fenomeno dilagante della corruzione, di cui l'Italia ha un triste primato. Non ci deve vedere sconfitti, ma deve essere da sprono per dare credibilità alla politica e fiducia ai cittadini. Questo si può attuare investendo su persone di provato rigore morale, e ce ne sono tante. Dobbiamo da parte nostra trasmettere ai nostri giovani la pesante eredità di chi si è battuto per affermare il valore della legalità. Siamo convinti che, ancora di più oggi, solo attraverso l'educazione alla legalità, ai diritti umani, si possono diffondere i valori dell'etica morale, della giustizia, del rispetto della persona umana, della libertà, della democrazia nelle nuove generazioni. È necessaria una partecipazione attiva, specie di chi vive il ruolo istituzionale, per lottare in maniera ferma contro le mafie, per far riflettere i giovani studenti sulla rilevanza dei fatti accaduti, affinché non venga reso vano il lascito di quei cittadini che hanno profuso il loro impegno nella lotta contro le organizzazioni criminali. Non possiamo dimenticare il prezioso stimolo dato agli studenti dal giudice Antonino Caponnetto durante un convegno: ragazzi, godetevi la vita, innamoratevi, siate felici, ma diventate partigiani di questa nuova resistenza, la resistenza dei valori, la resistenza degli ideali. Non abbiate mai paura di pensare, di denunciare e di agire da uomini liberi e consapevoli. State attenti, siate vigili, siate sentinelli di voi stessi. L'avvenire è nelle vostre mani, ricordatevelo sempre. Io non mi dilungo oltre per non togliere tempo prezioso agli interventi che seguiranno, ricchi sicuramente di spunti, di riflessioni e a sostegno, allora, per comprendere come allora portare avanti percorsi virtuosi. Voglio solo, prendendo a prestito le parole del nostro grande conterraneo Corrado Alvaro, egli sosteneva che la disperazione più grande che possa impadronirsi in una società è il dubbio che vive onestamente sia inutile. Sul dubbio che potrebbe ancora insistere ci impegneremo incessantemente a dissiparlo. Grazie.